Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come si determinano i funghi? C'è molta confusione a riguardo. In tanti fanno considerazioni inadeguate. Se seguirete questo video fino alla fine avrete le idee molto più chiare. Faccio prima un'importante premessa per gli iscritti al mio canale. Vi ringrazio tutti per aver scelto di iscrivervi. Però la semplice iscrizione non basta per far sì che riceviate le notifiche quando pubblico un nuovo video. Per poter essere avvisati da YouTube quando verrà pubblicato un nuovo video, è necessario che nella pagina del mio canale clicchiate sull'icona a forma di campanella, come mostro nelle immagini, e selezionate tutte le notifiche. Ecco, in questo modo sarà YouTube ad avvisarvi quando pubblicherò un nuovo video. Invece, per chi non fosse iscritto al canale e volesse farlo, potete farlo tramite il riquadro che appare in basso a destra di questo video. Ritorniamo al nostro argomento. Come si determinano i funghi? È facilissimo! Basta fare delle foto e puoi fare la ricerca su Google! E tu chi diamine sei adesso, ragazzino odioso? Non era forse sufficiente Gigetto a dar fastidio nei miei video? Sono un ragazzino dispettoso a caso e quando mi va di intervenire nei tuoi video lo faccio! Gnie Ci mancava anche questa adesso. E no, mio caro ragazzino dispettoso a caso, la tua risposta al quesito di questo video è tra i più classici errori che oggi compiono in tantissimi. I funghi non si determinano in foto, né su internet né sui libri di funghi. Per determinare i funghi è necessario avere i funghi a portata di mano durante la determinazione e non solo una loro foto. Perché? Ma è molto semplice, perché per determinare i funghi non basta l'aspetto visivo. È anche necessario esaminare numerosi altri aspetti, come ad esempio l'odore, la consistenza della carne, il peso specifico, eventuali viraggi, la presenza di latice, persino il sapore a seconda del genere, e tantissimi altri caratteri a seconda di ogni caso specifico. Anche se in alcuni casi è possibile averla, una determinazione in foto, senza tutti questi altri dettagli, nella maggior parte dei casi si tratta di una determinazione impossibile o inattendibile. E bravo! Lo dici proprio tu che sei amministratore di gruppi su Facebook, dove siete a favore di richieste di determinazione sui funghi in foto? Mannaggia a te, ragazzino dispettoso a caso. È vero, noi amministratori di questi gruppi siamo assolutamente a favore di richieste di determinazione e incitiamo i partecipanti a pubblicare queste richieste. Ma non sei stato attento, perché tra i consigli per effettuare una corretta richiesta di determinazione consigliamo di raccogliere alcuni esemplari, integri di ogni loro parte, e di averli a portata di mano durante la richiesta, in modo tale che gli esperti del gruppo possano consigliare quale esame da fare sui funghi siano necessari per ottenere una determinazione attendibile. Siamo a favore di queste richieste, perché danno la possibilità di interagire con persone esperte, che mettono a disposizione la propria conoscenza e consentono, a chi ha piacere di imparare, di migliorare le proprie conoscenze. Non si scambi però questo servizio con quello che offre un ispettorato micologico, ma di questo ne parlo meglio più avanti nel video. Ma non lo sai che i funghi sono importanti per il sottobosco? Ed è dannoso raccoglierli? Perché li raccogli se non li devi mangiare? Non si raccolgono i funghi che non si conoscono! Ah! L'hai detta! Lo sapevo che l'avresti fatto! Con questa ho rischiato di restarci secco. Quante volte ho sentito questa frase? È verissimo che i funghi sono essenziali per l'equilibrio del bosco e dell'ecosistema in cui si trovano. Questo è innegabile. Ma lo sono i funghi intesi come organismo vivente, non di certo i loro corpi fruttiferi. È ovvio che anche tu confondi l'organismo fungo con il suo corpo fruttifero. Il fungo è l'organismo che vegeta nel substrato, solitamente sottoterra, e quelli che noi raccogliamo e chiamiamo funghi sono invece il suo corpo fruttifero, l'organo che utilizza per riprodursi, per fare un paragone approssimativo, come i frutti di una pianta. Raccoglierli non altera le funzioni della pianta nell'ecosistema, ma di questo ho già ampiamente discusso nel video Cosa sono i funghi. Caro ragazzino dispettoso a caso, sei invitato a vederlo, in questo modo avrai le idee molto più chiare a riguardo. Ti ho anche appena spiegato che per determinare i funghi serve conoscere numerosi loro caratteri, oltre a quelli visivi, come odore, peso, consistenza carni, eccetera. Come potresti conoscere i funghi che non conosci senza raccoglierli? È corretto l'esatto opposto di quel che dici. Non solo è corretto raccogliere quello che non conosci, se lo vuoi conoscere, ma è indispensabile farlo.
Inoltre, se fosse stato vero che raccogliere i funghi sia dannoso per l'ecosistema, perché non ti sei posto il problema per le tonnellate di funghi commestibili che ogni anno vengono raccolte in Italia? Non è forse un tantino un controsenso questa tua affermazione? Con i numeri legati alla raccolta di funghi in Italia ogni anno, non dovrebbero esserci stati danni catastrofici legati alla raccolta dei funghi? Ebbene no, tutto ciò non c'è mai stato. E bravo, bei consigli che dai! Così quando uno raccoglie e tocca con le mani un fungo tossico si avvelena! Te la stai proprio cercando? I funghi non trasmettono la propria tossicità per contatto con le nostre mani. Per intossicarti, i funghi tossici, li devi mangiare. Sì, sì, di quel che vuoi. Io uso un'applicazione e con una foto mi dice di che fungo si tratta. Allora, caro ragazzino dispettoso a caso, tu non hai ascoltato quello che ti ho già spiegato. Se il tuo intento è quello di farmi perdere la pazienza, sei sulla buona strada. I funghi non si determinano in foto. Questo è un punto fondamentale. Quindi, come potrebbe un'applicazione riuscire a determinare i funghi in foto? A proposito, visto che hai citato l'argomento, di questo ne ho parlato in un video specifico. Come intossicarsi con le applicazioni. Che si ricollega al tutorial come intossicarsi con i funghi. Vai a vedere anche questi video e ti schiarirai meglio le idee. Dunque, chiariti questi due punti fondamentali, per determinare i funghi serve raccogliere ed esaminarli, e raccogliere i funghi non danneggia l'ecosistema. Prima di sollevare un polverone, preciso che per determinare dei funghi non serve raccoglierne un cofano pieno. Anche se non avete arrecato alcun danno a nessuno, per una determinazione è sufficiente raccogliere due o tre, al massimo cinque esemplari, possibilmente in differenti fasi di crescita. Li portate via con voi e li avrete a portata di mano quando consulterete i libri, internet o chiederete consiglio a parere esperto. Ma attenzione, evitate pseudoesperti come a mio cugino esperto di funghi. Antonio, ma non lo sai che per determinare i funghi c'è alla ASL l'ispettorato micologico? Figurati se potevi mancare anche tu, Gigetto. C'è qualcun altro che deve intervenire nei miei video? È chiaro che anche tu, come tanti, fraintendi lo scopo dell'ispettorato micologico. Vuoi determinare i funghi per sapere se puoi mangiarli? O vuoi una mano per sapere di che funghi si tratta, a prescindere dal fatto che siano commestibili o meno? Se vuoi rivolgerti ad un ispettorato micologico, innanzitutto devi avere la fortuna che ve ne sia uno operativo nella tua zona e che abbia orari di apertura al pubblico per te adeguati. Se sei tra i fortunati che godono di questi privilegi, bisogna capire che lo scopo di un ispettore micologo alla ASL non è quello di determinare con esattezza i funghi. Il suo scopo è quello di stabilire cosa si può mangiare e cosa non si può mangiare. E anche se a te questo può sembrare strano, per stabilire cosa si può mangiare e cosa no nei funghi, non è strettamente necessario conoscere nome e cognome della specie. Per cui, se raccogli dei funghi che non conosci e sei intenzionato a sapere se puoi mangiarli o meno, sei nel posto giusto. Il consiglio più valido è di rivolgerti sempre a chi compete. Evita mio cugino esperto di funghi e possibilmente rivolgiti ad un ispettore micologo. Altrimenti, nessuno ti obbliga a mangiare funghi. Accontentati di aver fatto una bella scampagnata e butta via quei funghi. Ricorda che non hai fatto del male a nessuno. Non meriti l'ergastolo per aver raccolto dei funghi che poi non mangerai. E soprattutto, così facendo, potresti veramente evitare di farti del male mangiandoli, o di fare del male agli altri facendoli mangiare. Al contrario, se ti rivolgi alla ASL con lo scopo di avere determinazione certa dei funghi e come imparare a riconoscerli in futuro, non sei nel posto giusto. Difficilmente avrai una risposta al tuo quesito. In compenso avrai sicuramente un responso sulla commestibilità. Quest'ultimo è quel responso che nella maggior parte dei casi, al contrario, non troverai su internet. E anzi, lì non dovresti neppure andarlo a cercare, perché non è la sede opportuna per fare determinazioni atte al consumo dei funghi. Ecco a cosa mi riferivo prima quando ho detto che ne avrei parlato meglio. Allora, i forum e i gruppi sui funghi su internet non servono a niente! Tu guarda sto ragazzino insolente! Aspetta, mi lasci parlare o no? Se non sei interessato a mangiare i funghi che hai raccolto, ma sei interessato ad imparare a riconoscere una specie che non conosci, e perché no? Vorresti conoscere le informazioni sulla sua commestibilità, a prescindere dal fatto che a te interessi mangiare i funghi da determinare? Come detto, l'ispettorato micologico non è il luogo adatto a te. Potrebbe esserlo in via eccezionale,
se hai fortuna. E questo dipende dall'incaricato ASL che troverai, che come spiegato poco fa non è tenuto a darti queste informazioni, ma se ha passione per la materia e per la divulgazione potrebbe anche fare al caso tuo. Se i tuoi interessi sono quelli appena descritti, se vuoi imparare a conoscere i funghi, invece ben vengano tutti quei luoghi dove si fa divulgazione micologica. Ben vengano le associazioni a tema, ben vengano le riviste del settore e ben vengano i forum su internet e i gruppi didattici su Facebook, dove oggi partecipano decine di migliaia di interessati, in cui personalmente svolgo opera di divulgazione come amministratore da oltre 10 anni. In questi luoghi, sia materiali sia virtuali, troverai persone esperte che mettono a disposizione le proprie conoscenze, e se veramente hai piacere di imparare, con esse potrai accrescere le tue conoscenze. Con il tempo, passione e pratica potrai imparare a determinare i funghi e potrai imparare quali sono i funghi commestibili e quelli tossici. Ma ricorda, non esistono persone esperte in funghi che non abbiano fatto prima pratica con i funghi. Puoi apprendere tutte le nozioni teoriche che vuoi, ma se non fai pratica sul campo non ti serviranno a nulla. Ma a me interessa solo se posso mangiare i funghi che ho trovato. E lo chiedo su internet, gne gne gne. Testone di un ragazzino fastidioso e dispettoso. Quando vai a cercare su internet queste risposte, hai due possibilità. 1. Se sei fortunato e trovi persone competenti, nella maggior parte dei casi ti verrà detto che non è possibile dare una risposta valida alla tua domanda. E molto raramente, quando ci sono le condizioni adatte affinché un esperto ritenga che sia opportuno dare queste risposte, eccezionalmente le riceverai. 2. Se al contrario incontri degli pseudo esperti, beh, in tal caso ne leggerai di cotte e di crude, da mettersi le mani nei capelli. Ma sono buonissimi! Li ho sempre mangiati e sono ancora qui! Mio nonno, che va per boschi da 70 anni, li ha sempre mangiati! Buttali subito e lavati le mani! Satanas! Panate fritto. Perché li hai raccolti se non li conosci? Ed a queste si aggiungono innumerevoli altre mirabolanti affermazioni prive di ogni fondamento. Quindi, secondo te, come si determinano i funghi? Gigetto, tra te e quel ragazzino dispettoso siete proprio una bella squadra di testoni. Da quanto ho spiegato finora, si intuisce che non esiste un vero e proprio metodo da seguire alla lettera. I funghi sono estremamente variabili e per la loro determinazione si utilizzano metodi differenti a seconda del caso specifico. Oltre all'osservazione dei caratteri macroscopici, di cui ho parlato ad inizio video, sono utili altri dettagli come la natura del terreno dove si trovano, quali sono le piante presenti, la stagione, la quota. Inoltre, nei casi più complessi, è spesso necessario ricorrere ad analisi chimica con reagenti, analisi microscopica in laboratorio e in taluni casi anche con analisi molecolari. Insomma, per determinare i funghi sono necessari numerosi dati ed è necessario avere l'esperienza per sapere come leggerli ed è necessario sapere quali siano utili caso per caso. In sostanza, per imparare a conoscere i funghi serve quindi la volontà di voler imparare a conoscerli, il tempo, tanto tempo, la pratica sul campo, raccogliere e studiare ciò che non si conosce per poterlo conoscere, affidarsi e confrontarsi con persone competenti in materia, frequentare gruppi a tema. Secondo me tu non capisci niente di funghi! A me hai insegnato di non toccare assolutamente i funghi che non conosco e ora dici esattamente il contrario? Quindi mio nonno, mio padre, mio zio che mi hanno insegnato tutto sui funghi hanno sempre sbagliato? Dannato ragazzino dispettoso a caso, sì, la risposta è sì, hanno sbagliato, almeno in parte l'hanno fatto. Ma vorrei ugualmente spezzare una lancia in loro favore e fare alcuni chiarimenti al riguardo. Sono almeno due gli errori di fondo che portano a tante incomprensioni. È pur vero che per la maggior parte delle persone l'interesse principale per i funghi è quello di poterli mettere sotto i denti, ma la convinzione che la domanda "che funghi sono questi?" sia l'equivalente di "questi funghi si mangiano?" è fondamentalmente scorretta. No, non sono la stessa cosa.
Ed è altrettanto scorretta la convinzione che raccogliere i funghi sia l'equivalente di mangiare funghi. No, non sono la stessa cosa. Chiedere una determinazione e raccogliere funghi non significa per forza volerli mangiare. Da questi due concetti fallaci nascono le incomprensioni e ne consegue che 1. È uso comune rispondere ad una richiesta di determinazione con strampalati pareri sulla commestibilità, molto pericolosi, basati sulla presunta determinazione, spesso fatta da foto, con tanto di ricetta da fare invidia a Masterchef. E 2. L'assurda frase «non si raccoglie ciò che non si conosce» acquisterebbe invece un senso corretto se si sostituisse il verbo «raccogliere» con il verbo «mangiare». Allora sì che diviene corretta l'affermazione «non si mangia ciò che non si conosce». Dulcis in fundo, il consiglio è quello di scrollarsi di dosso le dicerie e di dimenticare le inutili e controproducenti frasi fatte sui funghi. Chi raccoglie i funghi non deve farlo obbligatoriamente per mangiarli. Potrebbe farlo perché è interessato a determinare ed imparare a determinarli. Anzi, come spiegato, per determinare i funghi è fondamentale raccoglierli. Chi vuole conoscere i funghi deve raccoglierli. Ecco perché dove avviene divulgazione micologica la frase «non raccogliere ciò che non conosci» è una vera e propria bestemmia. Sì, ma mio zio diceva che i funghi non si devono lavare. Mio zio dice invece che i funghi si tagliano dal gambo. Gne. Ma che c'entra? Mia nonna li seccava. Parato e fritto. Antonio, non sei un vero fungaiolo. Vai a pescare. Basta! Basta! Mi avete stufato. Non vi sopporto più. Non ho altro da aggiungere. Chiudo qui questo video. Saluto voi spettatori e vi aspetto al prossimo video. Ciao, al prossimo!